alla fine dell'inferno, dopo avere faticosamente risalito il cammino ascoso, ovvero la galleria sotterranea che collega il centro della terra all'isoletta del Purgatorio, Dante e Virgilio avevano già intravisto, per un pertugio tondo, un firmamento stellato, sicché l'ultimo verso dell'inferno suonava così: e quindi uscimmo a riveder le stelle. Il primo canto del Purgatorio ricomincia da qui, da questa aperta contemplazione del cielo stellato. La domenica di Pasqua del 1300, il 10 aprile, Virgilio e Dante approdano alla spiaggia del Monte Purgatorio. Ci troviamo nell'antipurgatorio. Dopo le atrocità dell'inferno, il genio poetico dell'autore ha bisogno di innalzarsi per descrivere il nuovo percorso che lo attende nel purgatorio. Dante invoca dunque le muse, auspicando che la poesia possa ora cantare e rinascere dalla morte alla vita. Nel cielo color zaffiro, il pianeta Venere, che ispira verso l'amore gli uomini, è ancora ben visibile nella zona orientale del cielo. Il poeta pone la sua attenzione al polo sud e scorge le stelle, che furono viste solo da Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. In questi astri sono simbolicamente raffigurate le quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Distolto lo sguardo dal cielo, Dante si accorge della presenza di un vecchio solitario dall'aspetto venerabile. Si tratta di Catone, ovvero di Marco Porcio Catone, il fiero difensore della libertà repubblicana, che nel 46 a.C., per non sottomettersi alla tirannia di Cesare, si tolse la vita a Utica. Il guardiano del purgatorio è dunque un pagano, per di più suicida.